Benvenuti a questo nuovo video sul build order per Giovanna d'Arco, la variant chief dei francesi nella nuova espansione L'ascesa dei sultani. E non farò una delle mie solite guide a, diciamo, vari episodi in cui parto dalle meccaniche di base, ma mi limiterò a dare una build order proprio standard che secondo me è piuttosto buona per questa chief, così potete tuffare subito in game con una strat abbastanza assodata. Poi dopo, man mano che anch'io farò più esperienza con le nuove civ, provvederò pian piano a fare magari anche le guide più nel dettaglio. Per cui saltiamo in game. Allora, mettiamo subito tutti gli abitanti alle pecore. Ovviamente mettete in coda gli abitanti. Il primo abitante andrà alla pecora. Poi selezionate Giovanna d'Arco, le mettete un gruppo di controllo e con Giovanna d'Arco fate la casa vicino al centro città. Ovviamente col vostro scout nel frattempo andate a prendere le pecore. Una volta che avete questi 7 abitanti al cibo, andiamo sull'oro. Quindi il prossimo abitante che spona farà la miniera d'oro e poi si metterà a raccogliere. Cercate di uccidere la pecora sotto il TC e di mettere Giovanna d'Arco su quella più vicino al TC, perché praticamente lei fa esperienza tutte le volte che raccoglie e deposita, e quindi evitare che faccia delle camminate il più possibile è un'ottima cosa. Ricordo che Giovanna d'Arco, a differenza dei francesi standard, non produce abitanti più velocemente, quindi consumate anche meno cibo e potete tenere 4 abitanti al cibo invece che 5 una volta che siete passati o che state passando di era per produrre. Ora mettiamo anche il terzo abitante all'oro. Una volta che abbiamo 3 abitanti all'oro, torniamo alle pecore e il nostro obiettivo qui è di arrivare a 10 abitanti al cibo. La build order è abbastanza semplice e lineare, tutto sommato. È una build order per fare il doppio TC, che è una cosa che è stata nerfata, quindi non è detto ancora che sia la strat migliore da impiegare, però a mio avviso con Giovanna è buona perché appena la livelleremo ha un'abilità che ci consente di bersagliare anche i nostri centri cittadini, di scontare il cibo delle unità prodotte, quindi diventiamo come una sorta di mini abbasidi e possiamo scontare pian piano tutti e due i TC oppure la nostra scuola di cavalleria, che è una cosa a mio avviso abbastanza forte. Ora, più o meno attorno a questo livello, facciamo la scuola di cavalleria e la facciamo solo con Giovanna d'Arco. Poi mettiamo gli abitanti alla legna, spostiamo tutti gli abitanti tranne 4 dal cibo all'alberello e anche il prossimo abitante che esce dal TC lo mettiamo qui. Quindi abbiamo 6 abitanti alla legna. Una volta che abbiamo, adesso io ignorerò completamente lo scout, una volta che abbiamo questi 6 abitanti alla legna, il prossimo abitante lo dirigiamo alle bacche. Questo perché? Perché vogliamo fare carriola il più velocemente possibile. Come vedete, stiamo accumulando le risorse. Una volta che i nostri abitanti all'oro hanno raccolto 105 per fare carriola, li andiamo a mettere alla pietra e facciamo l'area mineraria. Poi anche l'abitante che esce andrà alla pietra. Intanto l'abitante che faceva il mulino ci metterà anche a fare una casa e poi andrà anche lui alla pietra. Oppure potete fare prima, in realtà potete fare prima wheelbarrow e poi fare la casa quando è qua. Continuiamo a mettere abitanti alla pietra fin tanto che non ne abbiamo un totale di 6 e poi torniamo sulla legna. Non appena avranno finito anche il secondo alberello, potete mettere uno shift click e farli andare sulla woodland. Due parole del perché stiamo costruendo il landmark solo con Giovanna. Innanzitutto perché questa è una build in cui non produciamo il cavaliere praticamente, quindi andiamo diretti a fare il secondo TC con Cariola senza fare un'unità. Facendo il landmark da solo, Giovanna,
praticamente passerà di livello contemporaneamente all'aver finito la scuola di cavalleria, e quindi passerà da essere un'unità, diciamo, economica, la contadina, a diventare un'unità militare. Quindi la possiamo utilizzare o per difenderci leggermente se qualche nemico ci aggredisce, oppure per, nel caso in cui stiano boomando, facendo anche loro magari un fast castle o un secondo TC senza unit, la mandiamo in giro per la mappa, sia come guerriera sia come arciere, per fare esperienza. E ovviamente uccidere il cinghiale, fa esperienza uccidendo o il cinghiale o i lupi. Ora non abbiamo esplorato la mappa, quindi non so dove siano cinghiale e lupi, però normalmente, perché continuate a esplorare bene la mappa, cercate di mapparvi un po' dove erano i lupi. I cinghiali ve li fa vedere, quindi non ve li dovete ricordare. E se il vostro avversario non fa come contro i rusiani, ovvero si mette ad uccidere i lupi nella mappa, punitelo uccidendoli voi stessi e quindi farmando XP per la vostra Giovanna d'Arco. Se invece il vostro avversario fa una feudale veloce e fa qualche unità, potete fare Giovanna come arciere, che ha una spell a attacco singolo, freccia divina, che fa 40 di danno a Popo Burst, quindi abbastanza forte, e la usate per difendere il posizionamento del vostro secondo TC, che, come potete vedere, a breve avremo. Quindi dopo 10 abitanti alla legna torniamo a mettere abitanti all'oro, perché vogliamo fare la nostra tecnica di sopravvivenza. Spostiamo, una volta che abbiamo 350 di pietra, gli abitanti dalla pietra alla legna, oppure mandiamoli direttamente sui cervi per fare il secondo TC con, diciamo, circa 8 abitanti. E a questo punto, come ho detto, farmate XP con Giovanna oppure usatela per difendervi, perché è abbastanza forte, anche se il secondo TC probabilmente non è più il meta. Beh, perché intanto potete scontare, come dicevo, a breve con l'abilità consacra il costo della produzione dei TC. Molto presto, in questo caso qui, possiamo già fare un'arceria e iniziare a produrre truppe, possiamo iniziare a fare un cavalleggero, e comunque anche Giovanna ci aiuta a difenderci, perché perdiamo un abitante, ma è un'unità gratis in buona sostanza. Ovviamente con Giovanna d'Arco, rispetto ai francesi, non è più necessario fare le produzioni militari tutte assieme in un cerchio, perché non hanno il bonus dell'influenza delle fortezze. Quindi non verranno scontate le vostre cavaliere, le vostre arcerie attorno a una fortezza. In compenso avete questa abilità consacra, che riduce del 25% il costo delle unità, e la potete applicare sia a un centro cittadino che alla scuderia, che all'arceria, ma anche alle caserme. Quindi rispetto ai francesi normali c'è anche più incentivo a fare una cosa come le caserme, che normalmente sareste meno portati a fare. Ci sarà tra l'altro anche un upgrade del fabbro dell'età dei castelli, secondo cui gli amici di Giovanna pagano di meno, e riduce anche il costo in legna e in oro. Quindi sta cosa qui la potete mettere anche per assurdo su un laboratorio d'assedio, che normalmente è anatema per i francesi. È molto difficile per i francesi fare una transizione a unità d'assedio, per cui sicuramente well rounded, una bella civ a mio avviso. La potete giocare anche aggressiva, e probabilmente è anche meglio su un PC, però mi piace veramente tanto di questa build, come si incastra tutto perfettamente, di lei che livella costruendo il luogo storico da solo, il secondo TC che va giù protetto in un certo senso, il fatto che ora possa scontare anche gli abitanti, quindi
costano dopo 37 di cibo praticamente come gli abbassidi. A mio avviso una variant Civ che è stata molto bistrattata perché c'è l'eroe, diventa dota, bla bla bla, ma personalmente l'ho trovata divertente e anche piuttosto efficace. Unico problema è che forse non vorrei che sia troppo efficace rispetto ai francesi standard e quindi fare in modo che non ci sia più motivo di giocare la Civ. Va bene, io spero che questo breve video per il build order vi sia stato utile, usatelo tranquillamente in game e io continuerò ad esplorare tutte le civiltà della nuova espansione. A presto.